il sapore preciso dei giorni in aprile, e l'ingenua incoscienza della mia età, che ne sai? Perché... Allora, grazie a voi per aver deciso di intervenire a questa conferenza e grazie al nostro relatore di questa mattina. Abbiamo con noi il dottor Mario Berbellieri. Una breve presentazione. Il dottor Berbellieri è medico specializzato in pediatria, scienze dell'alimentazione, idrologia medica, biochimica, chimica clinica, igiene, medicina preventiva e omeopatia. Abbiamo chiamato quindi uno dei massimi esperti del settore a parlare con noi di questa tematica abbastanza delicata anche perché diciamo che è anche abbastanza di attualità. Abbiamo visto come nei giorni scorsi sui media si è parlato tanto di questa notizia di questa famiglia toscana, i genitori di questo bambino che sono accusati di malnutrizione, di denutrizione di questo bambino. I genitori sono appunto vegani. In questo momento appunto non sappiamo come andrà a finire la questione, però sappiamo di sicuro che se ne è parlato tanto e i dubbi delle persone che non conoscono profondamente questa scelta sono stati tanti, sono ancora tanti. Siamo qui per cercare anche di chiarirle. Il dottor Berbellieri è a disposizione, cercherà di fare un intervento della durata di una mezz'oretta circa, dopodiché è a disposizione per le domande di tutti voi, quindi mamme, papà, persone interessate, alzate la mano che sono qui apposta. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, si sente? Sì. Il tema della relazione è quello appunto della alimentazione vegana in pediatria e della sua sostenibilità dal punto di vista scientifico. Lo schema che seguiremo è questo, partiremo dalla definizione, poi arriveremo ad alcune conclusioni attraverso anche l'esame di alcuni dubbi e perplessità che a volte nascono quando si parla del tema dell'alimentazione vegana. Sulle definizioni non perdiamo tempo, parliamo proprio dell'alimentazione lacto-ovo, delle due articolazioni in cui si suddivide il vegetarismo, cioè la dieta lacto-ovo vegetariana, che non comprende cibi animali diretti ma solo indiretti, e naturalmente la dieta vegana, che non comprende cibi animali né diretti né indiretti. Le motivazioni della scelta vegetariana sono tantissime, noi ci dedicheremo esclusivamente agli aspetti salutistici e li valuteremo dal punto di vista dell'evidenza scientifica. E quindi partiamo proprio dalla posizione delle società scientifiche nei confronti dell'alimentazione vegetariana. Questa è la posizione della maggiore associazione di pediatria al mondo, probabilmente è l'Accademia Americana di Pediatria. Questo è il frontespizio della rivista su cui nel 1977 questa associazione ha espresso la sua posizione nei confronti delle diete vegetariane, osservando che molti gruppi di popolazione che seguono le diete vegetariane godono di ottima salute, e sottolineando che anche i vegetariani puri, quindi quelli di cui stiamo parlando, vegani, possono essere ben nutriti se selezionano la loro dieta con attenzione, e non solo osservano che la dieta è salutare, ma fanno rilevare che una dieta di questo tipo dà anche dei benefici che nell'età pediatrica corrispondono alla bassa incidenza dell'obesità e alla tendenza a più bassi livelli di colesterolo. Sono benefici a cui nell'età successiva si aggiungono una minore incidenza di malattie croniche, cioè diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari. Quindi la posizione dell'Accademia Americana di Pediatria, che non è più stata modificata dal 77, è molto chiara, e viene sottolineato l'importanza di una corretta pianificazione, selezionare la dieta con attenzione. Quindi è ovvio che il concetto sotteso è che non basta alimentare
alimentarsi con cibi di origine vegetale, ma la dieta deve essere ben articolata, ben composta, e dopo entreremo in un dettaglio maggiore. Dal 1977 arriviamo fino ai giorni nostri, questa è la posizione espressa dall'Accademia di Nutrizione e Dietetica Americana, anche questa molto autorevole, non è un'associazione come la precedente di tipo vegetariano, però i professionisti che aderiscono a questa associazione esprimono periodicamente, questa è la quarta volta, periodicamente in 5 anni la posizione nei confronti delle diete vegetariane. Qui c'è una presentazione testuale della loro posizione e confermano che le diete vegetariane, comprese anche quelle vegane, danno dei benefici per la salute, devono essere ben pianificati. Questo è un concetto che viene sottolineato sempre e che riguarda tutte le diete, qualsiasi dieta ovviamente deve essere ben pianificata. Segnalano che queste diete non sono diete necessariamente indicate per alcune età della vita, sono idonee e appropriate, sono ben pianificate, per individui in tutti gli stadi del ciclo vitale, quindi sono idonee per la gravidanza, per l'allattamento, prima e seconda infanzia, quindi fin dal momento dello svettamento, purché appunto ben pianificato. L'adolescente, per gli atleti, l'abbiamo visto prima. Sottolineano che una dieta vegetariana ben pianificata comprende, si articola nel consumo giornaliero di cibi appartenenti a queste categorie, cereali, integrali, legumi, frutta secca, semi oleaginosi, verdura e frutta. E rilevano anche che ci sono enormi vantaggi nella prevenzione delle malattie croniche, come abbiamo detto prima, dall'adesione di una dieta vegetariana. Si abbatte notevolmente proprio il rischio delle malattie croniche. Le malattie croniche sono anche chiamate malattie, qualche decina di anni fa, malattie occidentali, perché le malattie croniche, le tensioni che ho citato prima, non sono necessariamente un pedaggio da pagare all'invecchiamento. Sono malattie che compaiono soprattutto nelle società che hanno una dieta di tipo occidentale. Occidentale, la dieta diffusa nell'Europa, insomma nel mondo occidentale, ed è basata su un ampio uso di cibi, sull'uso delle farine in forma raffinata e dal mancato controllo sulla presenza di tutto il cibo. Queste sono le caratteristiche fondamentali della dieta occidentale. Perché queste posizioni sono reali? Io perché queste posizioni della società scientifica? Perché i bambini vegetariani hanno non solo sono buona salute, ma hanno un'incidenza inferiore delle condizioni croniche che possono riguardare il sovrappeso, cioè quando si è diffuso il sovrappeso, il colesterolo plasmatico e naturalmente gli studi mettono in evidenza che i bambini vegetariani e vegani hanno un accrescimento assolutamente paragonabile a quello dei bambini non vegetariani. Col tempo queste sono molto ampliate le società scientifiche che sostengono la dieta vegetariana e quindi vedete citare. Come si pongono le diete vegetariane nei confronti delle raccomandazioni generali, cioè delle raccomandazioni per la popolazione generale, delle raccomandazioni in campo alimentare per coloro che non sono vegetariani. Bene, qui ho citato alcune delle società scientifiche più importanti, qui vedete le linee guida per la sana alimentazione italiana, enfatizzano l'importanza di spostare l'alimentazione
cereali, legumi, ortaggi, frutta, sottolineano l'importanza dell'utilizzo dei legumi e dei cereali nella forma, nelle forme integrali. Non danno nessuna raccomandazione queste linee guida italiane sui prodotti italiani. Queste sono le linee guida del prestigioso Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro. Sono scaricate, fanno parte di un volume di diverse centinaia di pagine, molto ben documentate. Dall'esame della letteratura emergono le indicazioni, le istruzioni per la promozione. Vedete, quella centrale è quella di basare l'alimentazione quotidiana per tutti, basare l'alimentazione quotidiana prevalentemente su un'ampia varietà di cibi di provenienza vegetale e specifico, cereali non raffinati, legumi, verdura. Ma indicano anche l'importanza di consumare cereali integrali e o legumi ad ogni pasto. Quindi vedete che dopo oggi, dopo tanti studi di letteratura, siamo arrivati a dare un'indicazione di sana alimentazione che non è rivoluzionaria, ma di fatto richiama perfettamente le abitudini che noi abbiamo sempre avuto in passato e in particolare nella dieta mediterranea. La dieta mediterranea era basata su queste categorie di alimenti, cereali, frutta, raffinati, legumi, verdure e frutta, e il consumo di carne nella dieta era un evento assolutamente eccezionale. C'era un consumo di pesce significativo nelle zone limitrofe al mare, ma nelle aree centrali non si consumava niente. Anche le linee guida per gli americani sottolineano la salubrità delle diete basate su cibi di origine vegetale e recentemente il codice europeo contro la prevenzione di tutte le malattie croniche ha dato delle indicazioni sovrapponibili a quelle del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, cioè analizzare cereali integrati, legumi, verdure, frutta. È molto monotono questa indicazione. L'alimentazione per essere salutare deve essere spostata su queste categorie di alimenti. Tenete presente che queste indicazioni sono riportate testualmente sul sito del Ministero della Salute. Queste sono le linee guida dietetiche unificate a cui ha aderito anche l'Associazione dell'Accademia Americana di Pediatria e non si discosta mangiare una varietà di cibi e enfatizzare quelli di origine vegetale che sono gli stessi e che non ci tocca. Quindi noi potremmo così cercare di rappresentare attraverso questa immagine quella che potrebbe essere l'alimentazione salutare giornaliera. Che cosa emerge dalle indicazioni delle società scientifiche e anche dalle associazioni delle società scientifiche che trattano dell'alimentazione vegetariana? Emerge che l'alimentazione giornaliera salutare dovrebbe articolarsi sul consumo di queste categorie di alimenti, cioè comprendere alimenti che fanno parte della verdura, delle frutta, dei cereali, però dei cereali esclusivamente in forma integrale e non semi-integrale. E che i cibi proteici consumati per tutti dovrebbero essere prevalentemente di tipo vegetale. Ed è senz'altro messo dal punto di vista scientifico anche l'uso di cibi proteici non solo prevalentemente ma anche unicamente vegetali. Questa giornata alimentare non trovano spazio alimenti che contengono zuccheri semplici, alimenti solidi o anche alimenti che contengono zuccheri semplici. In questo modo noi ci possiamo rendere conto di quanto l'alimentazione onnivora dentro il mondo, un'alimentazione vegetariana dentro il mondo e un'alimentazione vegana dentro il mondo siano vicine, perché questo piatto può essere valido per tutte per queste categorie di diete. Persone onnivore, vegetariane e vegane che seguono un'alimentazione ben condotta possono tranquillamente ritrovarsi a mangiare insieme per una settimana e
l'indicazione è quella di avere una alimentazione per il 80-90% basata su queste categorie di alimenti vegetali. L'unica differenza sarà che due settimane un onnivoro mangerà cibi di origine animale, il lato ovo vegetariano consumerà al posto ovviamente di cibi proteici vegetali il latticini o uova, e chi ha una dieta vegana consumerà esclusivamente cibi proteici di origine vegetale. Però le diete salutari devono essere tutte spostate nel senso di naturalmente sappiamo benissimo che ci sono persone che mangiano in modo inappropriato, sia come vegani, sia come lato vegetariano, sia come onnivoro. Ci sono vegani che mangiano in modo inappropriato perché consumano non cereali integrati, ma cereali raffinati, consumano magari grandi quantità di zucchero. Ci sono lato vegetariani che mangiano in modo inappropriato perché mangiano formaggio tutti i giorni a posto dei legumi, che come sappiamo ci sono anche tantissimi, sono la maggioranza. Onnivori che mangiano in modo inappropriato, quindi grandi quantità di cibi di origine animale, cereali, e questo naturalmente è la strada maestra per portare nel tempo alle malattie. Ma queste sono situazioni in cui c'è una limitazione non corretta. A noi interessa mettere l'attenzione invece su un'alimentazione salutare. Abbiamo visto come le indicazioni che vengono date per l'alimentazione vegetariana sottolineano sempre la specificità, il ruolo di una alimentazione ben pianificata. Ci sono dei riferimenti, ci sono tanti riferimenti che chiariscono che cosa si intende per un'alimentazione vegetariana ben pianificata. Qui vedete citate nelle prossime pagine i numerosi riferimenti, alcuni molto, molto importanti. Sotto vedete il volume di nutrizione pediatrica edito nel 2013, che ha un intero capitolo, un'associazione ovviamente non vegetariana, ma ha un intero capitolo proprio sulle nutrizioni vegetariane, e ci sono anche di diverso tipo anche in italiano che possono dare sicuramente un supporto e delle indicazioni utili. Alla fine, in tutte queste, in estrema sintesi ovviamente, tutte queste fonti sottolineano l'importanza sempre di consumare quotidianamente legumi, cereali integrali, frutta secca, verdure e frutta naturalmente, che sono gli alimenti che compongono il piatto precedente. Abbiamo persino delle linee guida molto autorevoli in questo sito che affronta con lo stesso tema. Alla fine noi potremmo cercare di sintetizzare quello che è il piatto giornaliero di una alimentazione vegana, vegetariana, ben condotte, molto simili al precedente, ci devono essere naturalmente verdura frutta, mentre si intende verdura di stagione, cavolata, eccetera, frutta, cereali integrali, cibi proteici, prevalentemente o esclusivamente vegetali, i semi oleaginosi e la frutta secca sono molto importanti, sono piccole quantità, la frazione così piccola indica proprio il rapporto del muscolo, delle porzioni, per la ricchezza, avete visto anche prima, del contenuto dei semi del processo, e naturalmente è esclusa da una dieta salutare la presenza di zuccheri semplici che qui vanno verificati e controllati con cura. Sulle diete vegetariane e vegane, ne è stato accennato anche nella presentazione, ci sono sempre dubbi, perplessità che riguardano varie situazioni, vari nutrienti, e a questi dubbi ho cercato di dare una risposta esaminando alcuni nutrienti. I primi che ho toccato sono le proteine, per ogni nutriente ho presentato una tabella di questo tipo,
essere utile a chi prende gli atti per avere una tabella di concentrazione completa. Per quanto riguarda le proteine, recentemente il fabbisogno proteico è stato ridefinito e lo vedete nel rettangolo a destra, integrato di attivo, il fabbisogno è stato ridefinito e è stato diminuito di circa il 30% rispetto a quello precedente. I dubbi che conosciamo riguardo all'apporto proteico sono questi. Le proteine vegetali, sappiamo, sono complete. Nel senso che non hanno tutti gli aminoacidi essenziali e sono meno digeriti. Possono essere garantiti in una persona che assume solo proteine vegetali, possono essere garantiti i corretti apporti e la corretta soluzione? Proviamo a dare una risposta a questo dubbio. Una risposta, peraltro, era già presente nel 1977 nella pubblicazione di Pediatri, dove si raccomandava di unirsi a proteine, cereali e legumi nello stesso giorno. E in effetti, come sappiamo, come queste due categorie di alimenti si complementino tra loro, cioè complementino quelle che sono tante carenze. In particolare i legumi sono carenti di metionina, i cereali sono carenti di lisina, ma questi due aminoacidi sono all'opposto presenti in eccesso nei legumi e nei cereali. Quindi quando si uniscono cereali e legumi si ottengono delle proteine di qualità biologica assolutamente comparabili a quella di altri prodotti come animali. Non è nemmeno necessario consumare cereali e legumi nello stesso pane, si possono consumare in pasti diversi perché è sufficiente che siano presenti nel corso della giornata a una distanza non superiore al 6 ore, questo avviene normalmente tra il pranzo e la cena. Ci sono poi dei cereali e dei legumi che non avrebbero nemmeno bisogno della complementazione perché contengono già una gamma di aminoacidi completi e questi sono la soia, i grani fra i legumi e il grano saraceno, la quinoa e l'armato fra gli pseudocereali. Tuttavia è una buona abitudine quella di associare sempre piccole quantità di legumi ai cereali. Perché? Perché i legumi aumentano velocità di assorbimento degli zuccheri, che peraltro già abbassano il cervello integrale, quindi abbassano l'indice di cervello, e questo è molto molto positivo. Senza saper nulla di nutrizione, di porzioni, di calorie, di proteine, tutti i popoli del mondo hanno imparato ad associare cereali e legumi, riso e soia nell'estremo oriente, farro, ciceto, farro e chicchi. Nel Mediterraneo, miglio e ceci nel Nord Africa, miglio e arachidi nel Centro Africa, mais e cacciola nel Centro America. Quindi l'abitudine di associare questi due elementi essenziali dell'alimentazione è venuta spontanea. Qui vediamo la prova della complementarietà tra cereali e legumi. Voi vedete che nel riquadro azzurro si vede la bassa quantità di lisina dei cereali e nel riquadro viola l'alta quantità di lisina dei legumi. Opposto, nel riquadro arancione la bassa quantità di lisina nei legumi, di metionina nei legumi, ma l'alta quantità di questo aminoacido nel riquadro verde, che è quello relativo ai cereali. L'altro dubbio relativo alle proteine è quello della minore digeribilità, vuol dire minore assimilabilità delle proteine vegetali rispetto alle animali. Si calcola che la digeribilità, cioè quanto ne assorbo delle proteine, l'assimilabilità delle proteine animali sia del 95%, quella
vegetale a causa della presenza soprattutto del fibro sia dell'85%, quindi leggermente inferiore. Per questo motivo alcuni di quei test che avete citato prima propongono di aumentare un pochino l'apporto proteico. Un sostanza di cui viene proposto l'aumento di circa il 10-15% rispetto all'assunzione raccomandata per la fibra. Si tratta di piccoli valori, vedete in questo schema si passa dalla terza colonna 1,32 che sono i grammi per chilo raccomandati per la popolazione a circa 1,40, ma non costituisce un problema questo piccolo aumento, perché purtroppo le nostre diete sono sempre altamente e eccessivamente ricche di proteine, quindi non è assolutamente un problema raggiungere il fabbisogno. Per quanto riguarda le fibre, questa tabella ricorda le modalità di calcolo del fabbisogno di fibre e i dubbi riguardanti questo nutriente possono essere quelli del fatto che creano massa, quindi diminuiscono la densità in cui ci sono le fibre, diminuiscono gli altri componenti, quindi le calorie che saziano molto, diminuiscono la densità di energia degli alimenti. E poi le fibre possono, soprattutto nei bambini, visto che sono un nutriente nuovo, che il bambino non ha mai assunto, nel latte non ce ne sono, potrebbero determinare diarrea o stizzi per la grossa. Quindi il dubbio è, i cibi integrati possono essere introdotti fin da subito, provare dallo spezzamento, o devono essere introdotti in tempi successivi. E sono molto importanti per tutta una serie di azioni che non ricordo. Quindi il tema è quando introdurre. Riguardo alla densità energetica, sicuramente le fibre danno molta satietà, riducono l'apporto energetico, questo è favorevole in tante situazioni, rallentano anche l'assorbimento degli zuccheri. Bisogna tenere conto soprattutto in quelle situazioni in cui magari ci sono delle bambini che mangiano poco, crescono poco, allora può valere la fibra, può semplicemente diminuire la quantità di fibre per far sì che i quantitativi dei cibi non sono energetica. Per quanto riguarda invece l'introduzione delle fibre, ci sono molte questioni che chiariscono come l'introduzione dei cereali integrali, deve essere graduale, ma deve iniziare già dal momento dello spezzamento. Questa è una pubblicazione fin del 95 in cui si diceva cereali integrali eccetera gradualmente aumentare gradualmente la quantità di fibra già nel secondo semestre di vita, quindi durante lo spezzamento. Lo stesso concetto nel 2003, lo stesso concetto nel 2006, quindi di fatto le fibre vengono introdotte progressivamente nel periodo dello spezzamento, non da subito, perché magari da subito si utilizzeranno brodi senza il passato, legumi decongelati per le cure di fibre, oppure si prepareranno delle creme di cereali defibrandole opportunamente per ridurre di fibre, ma progressivamente che il bambino continui ad avere la sua regolarità intestinale, non abbia problemi di fuori continua a crescere, però il segnale si aumenta fino a che nell'arco di poche settimane o mesi consumerà regolarmente in più. Per quanto riguarda il calcio, anche questo è un punto di dubbio, soprattutto perché i bambini vegani non bevono il latte, quindi come vengono garantiti gli apporti di calcio? Tema c'è stato un chiarimento nel 2005, sempre da parte dell'Accademia Americana di Pediatria, con una revisione di tutto.
tutta la letteratura che ha concluso questo. Abbiamo alcuna prova per sostenere l'idea che è nata privilegiata. Ma la verità non potevano dire molto più, perché già due anni prima l'OMS aveva fatto notare che più si deve dare, più si deve dare, e più aumenta l'incidenza di osteoporosi e fratture di specifico del collo del femore. Questi dati, si parlava OMS, indicano un effetto avverso dei animali sul metabolismo. In sostanza è vero che latte e latticini offrono molto calcio, ma purtroppo essendo prodotti ricchi di proteine animali, quindi di proteine acidifiche, ne fanno perdere altrettanto sotto forma di purina. Quindi il beneficio netto è nulla. Per avere una buona salute dell'osso non è importante, non va promosso il consumo dei latticini, ma il consumo di animali, la propria verità, ci vuole molta verdura e frutta che sono calzanti, quindi aiutano tanto ad apportare calcio, ma anche a non perdere, e consumare poco sale, perché di solito scambiano nel calcio, quindi le diete devono essere sempre a bassa quantità di sale. Molte verdure contengono in effetti grandi quantità di calcio, tra cui vanno sottolineate le crocifere, cioè i broccoli, eccetera. Anche verdure come le diete, la cicoria, spinaci, eccetera, sono ricchissime. Queste però vanno obbligatoriamente cotte separatamente, non in brodo, perché contengono molti ossalati, e gli ossalati, sono sostanze tossiche, impediscono un corretto assorbimento, impedirebbero un corretto assorbimento del calcio, ma con la cottura a vapore o in acqua vengono eliminati. Bene, adesso io rifletterei su, perché vorrei lasciare spazio anche ad alcune domande, ad alcune cose importanti sulla vitamina D e sugli omega 3, si è già detto prima. Volevo sottolineare alcuni aspetti riguardo al ferro, che è sempre un punto di perplessità. Tutti sanno che il ferro dei prodotti vegetali è un ferro chiamato non M, e questo ferro viene assorbito più con maggiore difficoltà rispetto al ferro M. Quindi come fanno questo dubbio, come fanno i vegetariani a garantire l'apporto e l'assunzione corretta di ferro? Beh, intanto è stata una buona scelta quella di allontanare il latte vaccino dalla dieta dei bambini, perché tutte queste pubblicazioni, anche recenti, confermano che il latte vaccino in alta percentuale dei casi provoca micromorettie, quindi perdita di sangue, e quindi tende ai bambini che assumono precocemente il latte vaccino proprio a favorire la carenza di ferro e l'anemizzazione. Per quanto riguarda il ferro, poi ci sono degli aspetti che inibiscono l'assorbimento, degli aspetti invece che favoriscono l'assorbimento. La fibra dei prodotti integrali inibisce solo leggermente l'assorbimento. In ogni caso il fabbisogno dei vegetariani è per questo motivo aumentato rispetto a quello dei non vegetariani. Tuttavia ci sono tanti fattori come le tecniche di preparazione, i processi di fermentazione, soprattutto l'aggiunta della vitamina C ai pasti, che facilitano l'assorbimento del ferro. Basta aggiungere un po' di succo di limone ai pasti principali per avere una facilitazione importante dell'assorbimento del ferro. E poi non dimentichiamo che il ferro non M è un ferro che non ha una velocità di assorbimento costante. Il suo assorbimento varia a seconda della necessità dell'organismo, cioè quando l'organismo ha in carenza di ferro viene molto facilitato l'assorbimento di questo metallo. Considerazioni analoghe, queste immagini mette in evidenza come comunque in una dieta vegetariana partiamo da alti livelli
perché qui ci sono i dati dell'Ingram, vedete che i legumi hanno mediamente 4-5 volte i quantitativi di ferro della carne. Per lo zinco possiamo ripetere le stesse considerazioni perché risente degli stessi fattori. Ecco, l'ultimo nutriente che esaminerei è quello che è anche all'attenzione del giorno, che è la vitamina B12. La vitamina B12 è assente nei vegetali. E sappiamo come sono garantiti i corretti apporti nelle persone vegane. Persone che assumono esclusivamente cibi di origine vegetale devono necessariamente assumere un integratore di vitamina B12. Non è una raccomandazione, è una necessità. La vitamina B12 viene prodotta esclusivamente dalla terra. Si trova normalmente nel suolo, contamina la verdura, la frutta, eccetera. Quindi gli erbivori che mangiano i cibi vegetali così come sono assumono anche questi batteri contaminanti e assumono la B12. I carnivori, naturalmente se la procurano mangiando gli erbivori, hanno assunto la B12 attraverso i cibi vegetali. Noi, oppure chi è vegano e quindi assume solo cibi vegetali, è un caso particolare perché assume cibi vegetali ma dopo la loro igienizzazione, pulizia, insomma, lavaggio, e quindi in questo modo viene rimossa la patina di batteri produttori di B12 e viene allontanato questo nutriente. Per questo motivo è ovvio che è necessario ricostituire un lavaggio, non è che si preferisca i cibi vegetali, insomma, senza lavaggio. Quindi chi è vegano deve assumere la vitamina. Lo dovrebbe fare anche la mamma, indipendentemente dalle scorte del proprio organismo, perché alcune ricerche, non tutte però, alcune ricerche mostrano come la vitamina B12 che passa nell'acqua sia soprattutto quella che viene assunta, quella di origine alimentare piuttosto che quella di B12. Quindi anche una mamma vegana deve andare con in ogni caso, ma nel caso dell'allattamento lo deve fare con un particolare tempo. Ci sono i dos, molto significanti a seconda del tempo. Io mi fermerei qui per lasciare spazio a vostre eventuali domande e curiosità. I nostri bambini quando sono a casa per necessità mangiano per anno, a scuola e dai nonni c'è una valvola di gravazione. È necessario un consigliabile o ci sono controindicazioni nel farlo solo ai bambini da 12? Visto che loro probabilmente, visto che hanno un'alimentazione mista, non hanno nessuna necessità di integrazione. Se i consumi dovessero ridursi veramente ad essere a quantità irrisorie oppure a frequenze molto ridotte, conviene fare l'integrazione, che comunque non dà problemi di nessun tipo, perché la vitamina B12 è una vitamina idrosolubile e questo significa che quando la assumiamo in eccesso invece dobbiamo eliminare, quindi non abbiamo problemi di sovraccarico, comunque dosaggi corretti. Ci sono proprio problemi di nessun tipo, però fino a che c'è un'alimentazione mista, una quota significativa di consumo di cibi animali, si può anche evitare insomma la supplementazione. Semplicemente la carne e
vicini alle uova o di non raccogliere comunque cereali e legumi? La risposta non è semplice in questo momento. Le indicazioni nutrizionali che abbiamo messo qui sono dirette a tutta la popolazione e quindi anche alle scuole, anzi forse alle scuole prima di tutto, perché le scuole hanno un ruolo educativo. E visto che anche sul sito del Ministero della Salute c'è scritto consumare cereali integrali, prevalentemente legumi, non consumare zuccheri, non evitare così, però sapete anche che la situazione è diversa, la realtà è diversa. Sempre a scuola si consumano cereali integrali, spesso i cereali sono rovinati, non sempre i legumi la fanno da padroni, spesso i legumi sono usati come contorno. Non sempre a scuola c'è una situazione veramente in cui i bambini sono tutelati dall'assenza di tutto. Sono una situazione molto diversa. Ed è anche così da segnalare il fatto che non tutti hanno una disponibilità nei confronti delle diete vegetariane, sentono parlare diete vegetariane, scatta una collaborazione, si apre così una sorta di difesa. Poi, oltre ai pregiudizi, c'è anche la scarsa familiarità con la dieta vegetariana. Spesso una dieta vegetariana viene interpretata come una semplice dieta vegana, ma peggio, con una semplice dieta a base vegetale. Avete visto che è necessario che le diete siano ben pianificate. Basta dire vegetale, devono esserci cereali integrali, legumi, e per quanto riguarda le proteine, devono essere prevalentemente vegetali, ma questo per tutti, anche per tutti gli altri bambini, tutti i bambini dovrebbero mangiare prevalentemente legumi, anche quelli che mangiano la carne, così. Per cui che cosa succede? Che quando un bambino dice io sono vegano, di solito si sostituisce la carne che è prevalente con il formaggio, oppure se è vegetariano. Se è vegano le difficoltà magari aumentano. Vengono proposti esclusivamente legumi, è giusto, ma magari non con preparazioni particolarmente attivanti, no? Per cui il bambino si prova a mangiare in modo nettamente diverso dal vicino di banco. Viceversa, quando si propongono delle diete come la dieta vegetariana vegana, certo bisogna rispettare gli aspetti nutrizionali, ma le diete dovrebbero essere anche pari tecniche, c'è la possibilità di fare delle diete assolutamente indistinguibili, pur essendo una onnivora e una vegetariana vegana. Certo che sono vegano, mentre vicino al prosciutto ti dai i fagioli, è altro che enfatizzare questa differenza, ma questo è dovuto alla non familiarità con il tema vegetariano e vegano del personale. Per cui la risposta alla sua domanda è certo, in teoria dovrebbero dare una risposta di adeguatezza nutrizionale e di pariteticità. La realtà è un po' diversa. Io sono mamma di un bambino di 2 anni, vegano al 100% dal svezzamento, tanto che anche adesso al nido, in famiglia, la signora riesce a seguirci molto bene con l'alimentazione. Il suo problema è la carenza di ferro, abbastanza pesante. Il bambino è prematuro, quindi è nato con carenza di ferro. Certo. E soffre parecchio di broncospasmi. Quindi volevo chiedere se c'è una correlazione con effettivamente la carenza di ferro, col fatto che soffra molto di broncospasmi, quindi magari questa carenza di ferro lo indebolisce.
e cosa si potrebbe fare, dato che io applico già tutto quello dei legumi assieme alla vitamina C. Io per fare lo svezzamento ho seguito un corso a Borgo Roma presso l'ospedale con la Società Scientifica Nazionale Vegetariana. E quindi diciamo che tutto il discorso della B12 integrata, del ferro con la vitamina C, già lo facciamo, però i livelli di ferro non si alzano, addirittura è carente anche di ferritina, mi sembra l'altra voce. Quindi c'è una correlazione e posso fare qualcos'altro per il ferro? No, per quanto riguarda la correlazione con il glucosio, no. E per quanto riguarda invece la carenza di ferro, ci si può chiedere sia il reale livello della carenza di ferro, nel senso che se è una carenza con livelli un po' sotto a quello normale, però con nessuna altra ripercussione particolare con un emoglobino normale, un tipo di ciclo normale, eccetera, si può anche accettare una situazione da sollecitare nel tempo in cui comunque si garantiscono dei corretti apporti. È chiaro che bisognerà fare una particolare attenzione già a tutti quei cibi che si possono portare, come i legumi, come le specie che vedete citate qui, e come i semi oleaginosi, come i semi oleaginosi hanno una quantità di ferro, come il sesamo, il girasole, la zucchero, il vero, e i germi di grano, che è un insaporitore importante perché è ricchissimo, quindi tutte queste cose vanno garantite, del resto l'attenzione alla vitamina C. Se poi nonostante tutte queste attenzioni la situazione non è sofficiente per il rischio di fare una situazione, eccetera, allora bisogna allargare l'intervento, l'utilizzo di integratori, e bisogna allargare la valutazione a aspetti clinici, magari malati a spirito, che possono toccare, possono peggiorare ciò che è ferro. Buongiorno, volevo sapere il suo parere sull'utilizzo della soia e dei derivati nella dieta dei bambini, perché so che ci sono degli ormoni contenenti. Secondo lei ci sono delle indicazioni, delle controindicazioni, poi se casomai quanto soia utilizzare settimanalmente, per esempio? Sì. Allora, per quanto riguarda soia e derivati, l'utilizzo di questi prodotti è a volte, anche spesso, fonte di perplessità, perché c'è chi teme la presenza in questi alimenti di quelli che si chiamano fitoestrogeni. I fitoestrogeni vengono visti negativamente, per esempio, nelle persone che hanno avuto o hanno dei rischi relativi a certi tipi di tumore, come il tumore alla mammella, eccetera, oppure vengono visti con sospetto nei bambini, in particolare nei maschietti, perché questi prodotti avrebbero un possibile effetto estrogenizzante, quindi femminile. Ma in realtà non ci sono molti nessun tipo, né per quanto riguarda il più, né per quanto riguarda il più, il possibile tumore e il timore di indurre più facilmente recidive oppure tumori estrogeno dipendenti è assolutamente smentito dal fatto che il Fondo Mondiale della Ricerca sul Cancro, quindi quel centro, quella società così autorevole che ho citato prima, raccomanda alle persone a rischio di tumore, per esempio di tumore, l'uso regolare di prodotti a base di soia. E per quanto riguarda i bambini, la letteratura, che ho riesaminato anche recentemente, non mette in evidenza alcun rischio, sono tumori in combatto. Quindi il fatto che contengano degli isoflavoni, che sono comunque ormoni, non sono dannosi per i bambini? No. Gli isoflavoni possono dare dei problemi quando vengono assunti come integratori, come sempre capita quando noi andiamo in un alimento e ne
estrapoliamo un componente, che giudichiamo rilevante, eccetera, e poi quel componente lo proponiamo in modo ponderale, senza il complemento di tutte le altre sostanze che esistono. Non hanno nessun, l'alimento completo non ha nessun effetto assolutamente negativo, tanto che comunque i prodotti, mamma di prima che si è rivolta all'ospedale di Verona, i prodotti a base di soia vengono usati proprio fin dallo svezzamento. Il tofu è una proposta proteica che viene usata proprio fin dallo svezzamento. Possono essere delle presenze di vitamina B12 in alcuni alimenti, per esempio anche in alcune alghe, però si tratta di prodotti non sono analoghi parzialmente attivi o addirittura inattivi, o comunque la loro presenza non è sicura, non è costante. Quindi non possiamo fare riferimento purtroppo ad alimenti di origine vegetale per quanto riguarda la vitamina B12. Ovviamente possiamo usare alimenti arricchiti di vitamina B12, ce ne sono in commercio, ma al di fuori di questa situazione, se vogliamo fare un'integrazione con la vitamina B12, lo dobbiamo fare attraverso un'integrazione. Volevo sapere se c'è qualche alimento che non si può utilizzare fin dallo svezzamento, forse è già stato detto, ma mi scuso, no, ma non so, qualche seme oleoso che non è... Allora, giustamente cita i semi oleosi, magari anche la frutta secca, eccetera, perché a volte vengono visti come alimenti che più facilmente possono essere in rapporto con delle situazioni allergizzanti. Ne parlavamo proprio recentemente di questo fatto con il professor Bonner di Verona, un grande esperto di allergologia, e lui faceva proprio notare l'importanza di introdurre questi alimenti nello svezzamento mentre ancora il bambino assume latte materno, perché il latte materno contiene delle sostanze che hanno un'azione di favorente la tolleranza, cioè durante lo svezzamento, quando nello svezzamento si assume anche latte materno, è molto meno probabile lo sviluppo di allergie verso gli alimenti che si stanno introducendo. Quindi semi oleaginosi, semi di vino, sesamo, girasole, dove e la frutta secca si producono normalmente nello svezzamento, anzi si producono già all'inizio. Avete visto che fanno parte dell'alimentazione ben pianificata di un vegetariano e di un vegano, quindi si producono già nelle prime parti. Dunque, per quanto riguarda l'omega 3, sono visti sempre come un aspetto critico, e anch'io avevo preparato alcune diapositive su questo aspetto. Perché sono visti giustamente come un aspetto critico? Perché la dieta normalmente vive di un eccesso di omega 6, di una carenza di risulta dell'omega 3. Si trovano in tutti i pioli di semi e nei prodotti animali, se ne sono dieta corrente di eccesso di omega 6, e questo non è privo di conseguenze sull'omega 3, perché questo omega 6 in eccesso si appropriano degli enzimi che vengono utilizzati anche per formare i vari
metaboliti degli immigrati, sia proprio perché hanno la stessa affinità, sono in un'altra superiore e quindi in qualche modo bloccano la produzione degli omega 3 a lunga catena che sono già scarsi in qualche modo. Non so se sono però insomma una dieta vegana aiuta molto perché se è ben conosciuta intanto la riduce tutto il problema importante, ma riduce l'eccesso spaventoso di cui noi a dieta occidentale soffriamo. Perché li riduce? Perché con i prodotti animali e prendendo gli uomini di semi di fatto vengono notevolmente e poi aumenta molto l'apporto soprattutto aumenta in modo regolare attraverso la proposta del vino una voce e in questo modo la bilancia tra le tre si riequilibra e quindi non c'è bisogno di un accordo negativo. Già usando no, esistono delle quantità che vanno da un, per quanto riguarda l'olio di vino, dal mezzo cucchiaino del lattante fino a 6 cucchiaini, cioè 2 cucchiai dell'olio di vino, dello scudo, dal mezzo cucchiaino del lattante fino ai 2 cucchiaini della vino. Oppure nel caso dei semi di vino si dà un cucchiaino scarso fino ai 2 cucchiai dell'olio di vino. C'è una causalità, ci sono le quantità diverse, Posso fare una domanda? Mia figlia la sera ha mangiato tantissima frutta e verdura, però magari non mangia i legumi proprio con questo caldo, rischia carenze perché proprio non vuole. E che i legumi siano consumati immagino nel vabbè a scuola ha un'alimentazione lattobo vegetariana posso lasciarla tranquillamente ma certo salutato chi mi ha tradito, ho dato il mio rispetto a chi mi ha calpestato l'anima, ho perdonato cose che se Dio sapesse...